Buongiorno e bentornati su Borse Pro con un appuntamento quotidiano con l'analisi dei mercati. Vediamo cosa oggi i mercati ci danno a disposizione per poter fare trading online. Come al solito, vi invito a visitare la sezione Forex o la sezione Brokers per trovare i migliori partner per iniziare il vostro cammino nel trading online. Noi siamo sempre a disposizione per imparare assieme a fare trading. Al solito andiamo a prendere la nostra piattaforma preferita del broker RTX, il broker con piattaforma MT4 che permette di studiare i grafici e di applicare anche l'indicatore Trend Pro. Come notate, i prezzi di oggi hanno avuto un'apertura inferiore alla chiusura, cioè significa che c'è stato un gap down, quindi vuol dire che i prezzi non hanno avuto la capacità di continuare in trend, ma si sono quindi fermati sulla parte bassa. Questo può portare a due principali conclusioni. Uno è che si vada subito a chiudere il gap, tornando quindi i prezzi in alto nella parte della chiusura. La seconda ipotesi invece vuol dire che il trend rialzista attualmente rientra nuovamente in una fase laterale, quindi potrebbe temporeggiare finché non valuta come muoversi. Ad esempio, potrebbe arrivare a toccare la banda centrale di Bollinger attualmente rialzista, quindi lateralizzare. In occasione anche dei dati di venerdì, che è il primo venerdì del mese, ricordiamoci, sono sempre i dati importanti che adesso vi facciamo vedere nel calendario. Andiamo subito sul sito nella sezione calendario economico e potete scorrere questa settimana totale fino al giorno di venerdì. Allora andiamo a vedere tutti i giorni, quindi questo è il giovedì, il venerdì, eccolo qua, no, mercoledì, scusate, ci sono alcuni Friday, eccolo qui, quindi il venerdì. Notiamo che venerdì alle 15 e alle 21 ci sono dati importanti, ma anche alle 8 e mezza del mattino per quanto riguarda la USD, 8 e mezza naturalmente orario americano, significa le 14:30 italiane. Ci sono anche non farm payrolls che sono dati importantissimi. Questo significa che il mercato potrebbe influenzare il trend da qui a in attesa dei dati. Per quanto riguarda le nostre posizioni, continuiamo ad essere fiduciosi in un possibile comunque trend rialzista, ma mettendoci cauti anche sulla possibilità di cogliere eventuali ritorni ancora più in basso. Il canale che avevamo disegnato adesso si allarga, ecco qui che adesso abbiamo bisogno di un aggiornamento del nostro canale. Mentre il primo canale era molto più stretto, adesso siamo davanti a un canale più largo, un canale che vede innanzitutto i prezzi tra la banda superiore e la banda centrale di Bollinger e che comunque rimane sempre rialzista, a differenza del primo, quindi che era molto più stretto. Allo stesso tempo, quindi, il supporto, come dicevo, può essere in linea con la banda centrale, ma potrebbe anche coincidere con il canale che vi ho appena disegnato, così come le resistenze principali. Quindi vado a disegnare qui il segno del supporto, qui il segno della resistenza. Sono i nostri punti cardine su cui quindi muoverci. Per questo, per quanto riguarda l'euro USD. Adesso passiamo al valore del FTSE MIB. FTSE MIB registra pure una chiusura, cioè scusate, un'apertura in gap. Notiamo che quindi la chiusura del venerdì è diversa dall'apertura di oggi. Anche in questo caso potremmo aspettarci o che i prezzi tornano su a chiudere il gap, o che invece si vada sotto il minimo della giornata di oggi per raggiungere la banda inferiore di Bollinger. La chiusura della una volta chiusa invece il gap potrebbero accadere due cose: o una nuova spinta rialzista che potrebbe arrivare nel primo momento a 20.500 punti e poi magari anche sopra. Sotto invece
potremmo assistere a un altro movimento invece qui ribassista che quindi prosegue dalla chiusura al ribasso per arrivare almeno a 19.800 punti. Quindi questi sono due livelli importanti e attualmente stiamo giocando proprio su questi livelli. Il nostro indicatore ci dice di vendere, di sell, già ce lo diceva anche, lo indicava già venerdì, quindi significa che aveva intuito la possibilità di un movimento contrario al trend principale, che ricordiamo è rialzista. Quindi meglio incassare in questo periodo, se siete già in buy, incassate, chiudete, portate a casa i guadagni e cerchiamo poi assieme il prossimo punto di ingresso, quando rinascerà la nuova freccia. Come notate non c'è nemmeno una freccia ribassista, ciò significa che questo sell è solo un sell di chiusura, non di apertura di posizioni al ribasso. Passiamo inoltre all'analisi dell'oro. L'oro continua il trend rialzista, avevamo già visto nella settimana scorsa che il canale era stato violato al rialzo, quindi ridisegno nuovamente quindi il livello di supporto sul canale ribassista, ma potrebbe anche essere la banda centrale di Bollinger. La resistenza prima che adesso è stata violata in quest'area, quindi la violazione della resistenza potrebbe portare i prezzi a spingersi in alto. Quindi io qui mi aspetto innanzitutto un ritorno dei prezzi sul massimo che era stata registrata nell'ottobre del 2013, quindi in concomitanza con la banda centrale a circa 1362 punti. Chi è dentro al rialzo, io consiglierei di attendere la posizione fino al raggiungimento del target 1362 ed eventualmente posizionare uno stop loss sul minimo della settimana scorsa a 1320 pips. Quindi qui mettiamo lo stop. Mentre il take viene messo, il take profit viene messo qui in alto. Ok, andiamo a concludere la nostra analisi con l'analisi invece sull'indice DAX, un indice che, come l'indice italiano, come vedete, ha aperto anche questo in gap, solo che attualmente sta proseguendo il ribasso a confronto invece dell'indice italiano. Anche in questo caso l'indicatore ci dà un sell senza una freccia. Quindi vuol dire chiudiamo tutte le posizioni al rialzo che abbiamo, portiamo a casa anche qui il guadagno, attendiamo che il prezzo faccia il suo corso. Anche in questo caso potremmo assistere ad una chiusura del gap, poi a una biforcazione tra un ulteriore trend rialzista, ulteriore trend ribassista, oppure sotto il minimo di oggi sicuramente potremmo andare a raggiungere la banda inferiore di Bollinger. Quindi il quadro economico è molto simile su entrambi gli indici, come potete notare. Quindi riepilogando, abbiamo una situazione un po' di dubbio su tutte, sia sugli indici sia sulle valute, sicuramente in attesa dei non farm payroll di venerdì. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invitiamo come al solito a presentarvi sul sito borse.pro per qualsiasi analisi aggiuntivo, supporto e tecniche di trading. A presto e buon lunedì!